Fratelli e sorelle nel Signore, oggi vorrei parlarvi della benignità di Dio, come è scritto nell'ultimo versetto del Salmo 107. Chi è savio osservi queste cose, perché prima ha fatto una lista di cose nel Salmo, di cose dove si parla della benignità di Dio, quindi oggi andremo anche a leggere il Salmo 107. E alla fine, diciamo, lo scrittore di quel salmo termina dicendo appunto queste parole. Chi è savio osservi queste cose, cioè ponga attenzione, le valuti, le consideri, le esamini. Infatti dice osservi queste cose e consideri che cosa deve tenere conto? La benignità dell'Eterno. Guardate bene, qui sta parlando della benignità dell'Eterno, dell'Iddio vivente che è del Vecchio Testamento, eh? Sta parlando dell'Eterno del Vecchio Testamento, non sta parlando dell'Iddio dell'Iddio sotto la grazia. Quindi oggi andremo a vedere in maniera particolare alcune cose che riguardano la benignità di Dio. Cioè, nella scrittura non c'è scritto solamente quando il Dio manda i suoi giudizi, ma c'è scritto anche quanto il Dio è buono e quando egli manda la sua benignità, la sua misericordia, quando egli ha pietà degli uomini. E badate bene, vedremo anche della benignità che Dio ha non tanto verso il suo popolo, perché magari verso il popolo di Israele, verso il popolo che lui ha eletto, avremmo anche potuto leggere molte cose della benignità di Dio verso il suo popolo. Ma io appositamente ho voluto prendere, vorrò, voglio prendere dei passaggi per ricordare la benignità di Dio, la misericordia di Dio, non verso il suo popolo, ma verso, diciamo, le persone che non sono neanche il suo popolo, che però si sottomettono a lui ed egli ha misericordia di loro. Capite? Quindi, questo per mostrare quanto Dio è buono, non solo verso i credenti, verso quelli che sono suoi servitori, verso quelli che gli obbediscono, ma Dio è misericordioso, è buono anche verso coloro che non sono del suo popolo. Cominciamo con quanto è scritto in Marco, nel Vangelo di Marco. Andiamo a leggere il Vangelo di Marco, quando il giovane ricco incontra Gesù. Perché noi dobbiamo individuare di chi dobbiamo parlare, no? La prima cosa è capire qual è l'Iddio che noi serviamo. Ma chi è l'Iddio? Ecco perché questi giorni in cui hanno lanciato tante bestemmie, tante parole contro l'Iddio vivente e vero, contro l'Iddio che ha fatto i cieli e la terra, il mare, tutto ciò che è in essi, contro l'Iddio, questo stesso Iddio, l'Eterno, colui che ha mandato il suo figliolo a morire sulla croce, è sempre lo stesso Dio. Lo ha mandato a morire sulla croce, a offrire se stesso, a spargere il suo sangue per purificare i nostri peccati, i peccati di molti. È morto per tutti, ma la purificazione dei peccati avviene per molti, non di tutti. Egli è morto per noi, per gli altri, non è morto per se stesso. È morto, ha dato se stesso, non gli è stata neanche presa la vita, ma ha dato se stesso. Egli volontariamente, affinché grazie al suo sacrificio e al sangue che lui ha sparso, un grande popolo sarebbe stato purificato dai suoi peccati e sarebbe nato di nuovo e avrebbe lodato l'Iddio vivente e vero come il Padre celeste. Ma questo Iddio sotto la grazia è buono, innanzitutto è lo stesso che nel vecchio, cioè il Dio non è mutato. È mutata la rivelazione della salvezza per fede, la salvezza è stata sempre per fede, ma il Dio è sempre stato lo stesso.
Il Dio era buono anche sotto il vecchio patto, capite? Oggi voglio prendere appunto alcuni passaggi per farvi comprendere, e ne prendo solo alcuni, ma questo per farvi capire come l'Iddio anche del vecchio patto non era diverso dall'Iddio nostro. Dall'Iddio che c'è, diciamo che noi riconosciamo sotto la grazia. L'Iddio è sempre lo stesso, e il Dio è stato sempre buono. Egli ha mandato i suoi giudizi, ha liberato i prigionieri, ha salvato quelli che ha voluto salvare, ha guarito quelli che ha voluto guarire, ha liberato gli oppressi, ha fatto quello che ha voluto secondo il suo piano. Ma questo non fa di lui. Dio fa quello che vuole del suo creato, come lo faceva nel Vecchio Testamento, lo fa anche nel Nuovo. Non cambia nulla, e Dio anche nel Nuovo ha fatto morire qualcuno, ha mandato i suoi giudizi, li manderà i suoi giudizi. Certo, c'è scritto, ci sono scritti tanti passaggi. Ebbene, è lo stesso Dio, è lo stesso Dio, è lo stesso Dio nuovo e vecchio, ma io voglio prendere l'Iddio vivente e vero, che molti lo distinguono nell'Iddio del Vecchio Testamento, voglio considerare la benignità di Dio, alcune cose che riguardano l'Iddio vivente del Vecchio Testamento. Voglio iniziare parlandovi di quello che Gesù dice di Dio, no? Marco 10, 17. Or, come egli usciva per mettersi in cammino, un tale accorse e, inginocchiatosi davanti a lui, gli domandò: Maestro buono, che farò io per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè il Dio. Tu sai i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dir falsa testimonianza, non far torto ad alcuno, onora tuo padre e tua madre. Voglio farvi notare che qui Gesù ha detto che uno solo è buono, e poi cita i 10 comandamenti, cita i comandamenti che diede l'Eterno a Mosè nel Monte Sinai. Quindi sta parlando dell'Iddio del Vecchio Testamento. Gesù dice che l'Iddio è buono, ma di quale Dio sta parlando? Perché subito dopo parla dei comandamenti che bisogna osservare che Dio ha dato. E quando li ha dati? Li ha dati sotto, anzi, li ha dati proprio per la legge, che questa è la legge, li ha dati nel Monte Sinai a Mosè, quando salì sul monte. Sul Monte Sinai gli diede la legge, tra cui anche i 10 comandamenti. La caratteristica dei 10 comandamenti è che li ha scritti il Dio, l'Eterno, con il suo stesso dito, ha scritto nelle tavole di pietra che Mosè ha portato sul monte. Quindi i 10 comandamenti sono qualcosa di molto importante, che vanno osservati ancora oggi, tranne il sabato. O meglio, va osservato anche il sabato, però non è un'osservanza di giorno, di un giorno, è, diciamo, rimanere fermi nella fede, morire in Cristo ed entrare nel riposo del Signore. Ecco, quindi morire rimanendo fermi nella fede. Quello è entrare nel riposo, perché in Ebrei non parla più di osservare, ma bensì di entrare nel riposo. Quindi anche tutti e 10 in questa maniera li possiamo, li dobbiamo osservare. E sono comandamenti dati da chi? Dall'Eterno, l'Iddio onnipotente, che è buono. Infatti Gesù lo chiama uno solo è buono, e lo dice Gesù. Noi dobbiamo credere alla testimonianza che Gesù ha dato. Se dobbiamo crederci, se noi diciamo crediamo alla testimonianza di Gesù, dobbiamo credere anche a quello che ha detto. Ha detto che l'Eterno, l'Iddio, che ha dato quindi i 10 comandamenti a Mosè, i comandamenti, la legge del Levitico, è buono, e lo dobbiamo credere. Ora, per quanto riguarda la bontà, no? Gesù ha testimoniato che quell'Iddio è buono. Ebbene,
Adesso andiamo a leggere dove si parla della bontà di Dio, alcune cose, di quanto Dio è misericordioso e di quanto è buono. Badate bene, ho voluto prendere anche dei passaggi che non riguardano espressamente la bontà di Dio manifestata a pro del suo popolo, ma ho voluto prendere appunto dei passaggi che fanno vedere che Dio non è buono solo verso il suo popolo, perché questo già lo sappiamo, lo è sempre stato e lo sarà sempre, ma il Dio è buono verso tutti. È chiaro che non è che questo vuol dire che lui accetta il peccato, no, ma verso coloro che si prostrano, che riconoscono, che si trovano in distretta, che gridano a lui, anche se non fanno parte del suo popolo, egli è misericordioso, è buono e li ascolta, capite? E questo è importante. Quindi andiamo adesso, prendete le vostre Bibbie e aprite il Salmo 107 e leggiamo quello che riguarda la bontà di Dio. Celebrate l'Eterno perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Così dicano i riscattati dall'Eterno, che Egli ha riscattati dalla mano dell'avversario e raccolti da tutti i paesi, dal levante e dal ponente, dal settentrione e dal mezzogiorno. E beh, qui è chiaro, questi passaggi sono chiari, qui non sta parlando solo del popolo di Israele, ma qui sta parlando di tutti i riscattati. E badate bene che Gesù Cristo è morto sulla croce, ha sparso il suo sangue per riscattare noi, per riscattare gente di tutti i paesi, di tutte le nazioni. Il suo sangue è il prezzo del riscatto, è il prezzo con cui tutti noi siamo stati acquistati, ebrei e gentili, senza distinzione. Quindi qui c'è un chiaro riferimento al popolo di Dio, che Dio si è riscattato, cioè ha pagato il prezzo di riscatto per trasportare il suo popolo. Per trasportare un popolo che era prima faceva parte del regno delle tenebre, per trasportarlo nel regno del suo amato figliolo, ha dovuto pagare un riscatto, un prezzo per liberare le persone, per liberare anche noi. Quindi vedete come il riferimento è chiaro anche nel Vecchio Testamento, e lì Dio è sempre lo stesso. Ma andando avanti, leggiamo. Essi. Quindi qui questo essi si riferisce a quel popolo di cui ha parlato prima. Cioè, perché ogni capoverso, vediamo, è importante capire di chi sta parlando, capite? Questo ve lo voglio dare non solo come lettura di oggi, ma come anche come principio, come considerazione da fare quando si legge. Essi andavano errando, quindi quel popolo che prima ha riscattato, andavano errando nel deserto. Infatti noi eravamo come pecore erranti, vi ricordate cosa sta scritto nel capitolo 53 del profeta Isaia? Essi andavano errando, infatti noi andavamo errando, noi non sapevamo dove andavamo quando non eravamo ancora salvati, non avevamo una meta, non sapevamo dove andare, non sapevamo perché vivevamo in questa terra. E Dio ci ha dato una città. Quindi adesso sappiamo che stiamo andando in una città da abitare, la nuova Gerusalemme. Essi andavano errando nel deserto per vie desolate. Non trovavano città da abitare, affamati e assetati. L'anima veniva meno in loro. Allora gridarono all'Eterno nella loro distretta. Ed egli li trasse fuori dalle loro angosce, li condusse per la diritta via, perché giungessero a una città da abitare. Celebrino l'Eterno per la sua benignità e per le sue meraviglie a pro dei figlioli degli uomini, poiché gli ha saziato l'anima assetata ed ha ricolmato di beni l'anima affamata. Ebbene, questi siamo noi, fratelli. Erano anche tutti quelli che a quel tempo si sono convertiti a Dio, che hanno creduto in Lui, hanno avuto fiducia in Dio.
E Dio gli ha dato una speranza, una città, la speranza di abitare in una città, nella città celeste. Ora, questi che sono stati riscattati, cosa devono fare? Devono ringraziare il Dio per la sua benignità, lo dobbiamo celebrare del continuo. Dobbiamo sempre ricordare che il Dio è buono, ma qual è l'Iddio? È sempre lo stesso, è stato l'Iddio che ha fatto i cieli e la terra all'inizio, che ha dato la legge a Mosè, che ha guidato il popolo di Israele durante la permanenza in Egitto, l'uscita e i percorsi fatti nel deserto fino all'entrata nella terra promessa. Li ha sostenuti, giudicati, puniti, ma aiutati e liberati anche quando poi sono entrati nella terra promessa. Ed ancora oggi per il suo popolo egli fa così, opera a favore del suo popolo. Il suo popolo lo deve lodare, glorificare e ringraziare e celebrare la sua benignità. Fratelli, una delle cose che i santi devono fare, che i figlioli di Dio devono fare, è celebrare la sua benignità, innalzarla, ricordarla sempre, considerarla, considerare la benignità dell'Eterno. E come le possiamo anche considerare? Sia tenendo conto di come Dio è stato buono con noi. Quante volte il Dio è stato buono con noi? Quante volte? Ebbene, noi dobbiamo ricordare quanto Dio è stato buono, lo dobbiamo ricordare, lo dobbiamo celebrare, lo dobbiamo raccontare di continuo quanto il Signore ha avuto misericordia e pietà di noi, perché Egli è buono e la sua benignità dura in eterno. E poi considerando anche tutte le cose, quindi la nostra testimonianza, la testimonianza degli altri fratelli, come Dio è stato buono con loro. Ma soprattutto la benignità di Dio che traspare dalle sacre scritture, dalla Genesi all'Apocalisse, la benignità e la sua misericordia. Questo non vuol dire che Dio non è giusto. Quando noi ricordiamo la benignità di Dio, non vuol dire che Dio non è giusto, quindi punisce l'iniquo, punisce il malvagio. Certo, lo fa anche morire. Egli fa quello che vuole, egli fa vivere e fa morire chi vuole. Egli ha fatto tutto quello che gli piace, fa, ha fatto e farà sempre tutto quello che lui ha stabilito e quello che gli piace. Ma noi abbiamo l'obbligo di gridare a tutto il mondo la benignità dell'Iddio vivente, non solo i giudizi, è chiaro. Chiaro anche i giudizi perché Dio è giusto, ma noi abbiamo l'obbligo di ricordare sempre a noi stessi e a tutti gli altri che sono vicini a noi, di ricordare quanto il Dio è buono e la sua grande misericordia. Adesso guardate, continuando nel Salmo 107, guardate cosa, la benignità di Dio. Adesso parla, dal versetto 10, parla di gente che dimorava nelle tenebre, perché prima ha parlato dei riscattati, ma adesso parla, dal versetto 10, parla di coloro che sono nelle tenebre. Altri dimoravano in tenebre e in ombra di morte. Altri, sono altri, quindi sono al di fuori dei riscattati, quindi sono un'altra cerchia, un'altra razza di gente, un altro gruppo di persone che non sono tra i riscattati, capite? E ora Dio qui il salmista parla della misericordia di Dio che egli ha anche verso gli altri, non solo verso i suoi riscattati, ma anche verso gli altri. Altri dimoravano in tenebre, in ombra di morte, prigionieri nell'afflizione e nei ferri, perché si erano ribellati alle parole di Dio e avevano sprezzato il consiglio dell'Altissimo. Ond'egli abbatté il cuor loro con affanno, essi caddero e non ci fu alcuno che li soccorresse. Allora gridarono all'Eterno nella loro distretta e li salvò dalle loro angosce. Li trasse fuori dalle tenebre e dall'ombra di morte e ruppe i loro legami. Celebrino l'Eterno per la sua benignità e per le sue meraviglie a pro dei figlioli degli uomini,
poiché gli ha rotte le porte di rame e ha spezzato le sbarre di ferro. Vedete, c'erano questi altri che erano nelle tenebre, praticamente. Si erano ribellati, erano dei ribelli, della gente che non voleva considerare i comandamenti di Dio. Ma ecco che su di loro cosa sono scesi? È scesa la malattia, l'ombra della morte, i ceppi, delle sofferenze durissime. Cosa hanno fatto questi? Si hanno gridato all'Eterno nella loro distretta. Quindi vedete, fratelli, la distretta è scesa su di loro affinché gridassero a Dio e Dio avesse misericordia di loro e Dio ha avuto pietà di loro. Quindi vedete come Dio è buono. E Dio è buono. Perché Dio non ha mandato la sua distretta su questi altri solo per farli soffrire, per punirli. Cioè, su alcuni la distretta scende per poterli poi riportare a sé, oppure farli andare a sé per la prima volta, perché gli sviati, Dio poi li punisce, li fa scendere una distretta su di loro per farli tornare in se stessi, per farli tornare a sé, se egli vuole, perché il ravvedimento è Dio che lo dà, è Dio che fa rientrare in se stessi quelli che si sono sviati. È lui. E quelli che lui vuole far tornare, li fa tornare. E questo solo per la sua benignità, non perché l'uomo meriti qualche cosa. Nessun uomo merita niente qui davanti a Dio, ma egli nella sua misericordia, nella sua benignità, egli cosa fa? Manda le distrette, le sofferenze, le malattie per poterci mantenere fermi, attaccati a lui o tornare addirittura a lui, per coloro che si sono allontanati da lui. O per coloro che non sono mai andati a lui, quante persone si convertono quando sono sotto la malattia? Molti, ne conosco molti, molte testimonianze ho udito che quando erano nell'ombra della morte, quando erano in sofferenze atroci, forti, si sono poi convertiti a Dio. E Dio cosa ha fatto? Li ha salvati, liberati da ogni male e guariti anche. Eh sì. Vedete dunque, ma questo qui non avviene solo oggi che siamo sotto la grazia, perché avviene nella stessa maniera, certamente. Avviene anche oggi questo che sto dicendo. Ma attenzione, avveniva anche sotto il vecchio patto. Ma perché Dio non è mutato, capite? Il Dio non è mutato. Il Dio è buono oggi come lo era prima. Ma perché Dio non può mutare? Egli non è un uomo che può mutare in base al tempo, in base alle circostanze. Egli è Dio, è l'Eterno, immutabile. È una delle sue caratteristiche. È sempre esistito, esisterà sempre ed è immutabile. Quello che cambia è il piano che lui sta portando avanti. Ci sono state delle variazioni sul disegno e sul piano che lui ha fatto. Cioè, delle variazioni, non variazioni nel senso che ha corretto il suo piano, ma che ha portato avanti il suo piano, che è fatto di diverse fasi. Il piano dell'Eterno, della salvezza per l'umanità, è fatto di diverse fasi e li ha portati avanti secondo il suo disegno, secondo il suo piano. Quindi oggi siamo nella fase sotto la grazia. Adesso siamo sotto il tempo dei gentili. Quando il tempo dei gentili cesserà, poi inizierà il tempo totale di Israele, quando Israele si convertiranno, tutto Israele si convertirà a colui che hanno trafitto, cioè a Cristo Gesù, al Messia, tutti si convertiranno e il tempo dei gentili cesserà. Quindi oggi è il tempo dei gentili con un resto del popolo di Israele che viene salvato secondo la grazia. Questa è la fase. Ma il Dio è lo stesso anche in altre fasi precedenti, sotto la legge, prima della venuta di Cristo. Il Dio è sempre stato buono e misericordioso. Infatti, queste cose che abbiamo letto adesso, che andavano bene per quelli che erano nelle tenebre, che erano ribelli, sono state scritte per quelli di quel tempo, ma che vale anche per oggi. Quindi vedete come il Dio è buono oggi con noi e con tanti altri, non solo con noi. Ma era buono anche prima, è sempre stato buono.
È certo che se uno non vuole vedere morti, nel Vecchio Testamento ci sono morti ma maggiori di quanti ce ne siano nel Nuovo, ma il fatto che lì ne siano citati di più e nel Nuovo di meno, attenzione, nel Nuovo non è che non ce ne sono, Erode, Anania, Safira, e diversi altri, i Corinzi che prendevano indegnamente la Santa Cena, molti, parecchi morivano. Quelli che cos'erano? Sì, c'è scritto di meno persone morte, ma questo non vuol dire, c'è scritto che sono di meno, ma non è che Dio ne faceva di meno. Infatti, quando Gesù dice è necessario che ci siano guerre, pestilenze, carestie, no? Cosa portano le guerre, le pestilenze, le carestie? E questo sta parlando Gesù sotto la grazia. Portano molti morti portano. E allora vedete che non è cambiato nulla, solo che, diciamo, sono descritti in maniera meno irruenta, meno cruenti, diciamo, i morti che ci sono nel Nuovo Testamento, che ci sono sotto la grazia. Però ci sono, è come se ci sono, anzi, c'è anche scritto, se noi leggiamo in Apocalisse, leggiamo, vediamo che quando Gesù ritornerà, ucciderà talmente tanta gente con la spada e la sua bocca nella valle di Megiddo che si saranno riuniti contro il suo popolo, contro la santa città, che ci sarà talmente tanto sangue che arriverà all'orlo della bocca dei cavalli, capite? Cioè, vi rendete conto? E quello sarà Gesù, eh? Gesù che è risorto, Gesù che è vissuto in carne, che poi è risuscitato, adesso è alla destra del Padre e ritornerà. Quindi, vedete, cioè, quindi tra il nuovo e il vecchio, il modo di fare di Dio non è mutato, non è cambiato assolutamente. C'è solo una esposizione leggermente, ma diversa, secondo il piano e il disegno di Dio, capite? Non è che sono i profeti, ma se i profeti parlavano sospinti dallo Spirito Santo, cioè non dicevano cose che loro non avevano capito, cioè, o meglio, loro potevano anche non capire quello che dicevano. Come ha detto Daniele, vi ricordate quello che ha detto Daniele? Daniele profetizzò delle cose, andiamo a leggerlo quest'ultimo passaggio, perché alcuni per bestemmiare contro Dio dicono che i profeti non hanno capito nulla, avevano una visione di Dio, una visione di Dio sbagliata, perché parlavano di morte, di giudizi, queste cose qua. Ma questi qui parlano così perché non conoscono il Dio, veramente non conoscono il Dio, non sanno come parlano i profeti, perché Pietro ce l'ha detto, che i profeti hanno profetizzato sospinti dallo Spirito Santo e nessuna profezia venne mai per volontà dell'uomo, ma hanno parlato perché sospinti da Dio, dallo Spirito Santo a parlare, a dire quelle parole. Quindi quelle parole non provenivano dai profeti, dalla volontà o dalla veduta dei profeti. Assolutamente no. Quello che hanno scritto i profeti, l'hanno scritto perché Dio gli ha comandato di scrivere, come Gesù ha comandato di scrivere a Giovanni nell'Apocalisse. Voi, se voi andate a leggere l'Apocalisse, vedrete che Gesù ha ordinato, scrivi queste cose. In alcuni punti gli dice, questo non lo scrivere. E non l'ha scritto Giovanni e non ci è arrivato. Capite? Alcune cose non le ha avuto l'ordine di non scriverle Giovanni. Io non ne so i motivi, ma è così. Giovanni ha scritto quello che gli era ordinato di scrivere. E la stessa medesima cosa l'hanno fatta i profeti e tutti gli altri scrittori della parola di Dio. E questa è l'ispirazione della parola. Altrimenti, che cosa ce l'abbiamo a fare la Bibbia, no? In mano, se non crediamo nella sua ispirazione, se non crediamo da dove queste parole provengano. Quindi questi cianciatori, questi seduttori, questi anticristi, perché sono anti-Dio e anticristi sono questi. Questi parlano contro Dio, ma e non bisogna dargli retta in nessuna maniera, bisogna scansarli il più possibile perché sono veramente pericolosi. Allora, Daniele 12. Vediamo dove è scritto, 12:8. E io udii, ma non compresi. E dissi, Signor mio, qual sarà la fine di queste cose? No, perché prima
facciamo una premessa, e Dio gli diede una visione, scrisse tante cose che dovevano avvenire, e Daniele non comprese, non comprese. E io udii, ma non compresi, e dissi: Signor mio, qual sarà la fine di queste cose? Ed egli rispose: Va, Daniele, poiché queste parole sono nascoste e sigillate sino al tempo della fine. Quindi, vedete, i profeti hanno scritto anche senza capire quello che scrivevano. Perché? Quindi non è che scrissero quello che capirono loro di Dio, quindi in maniera sbagliata. No, scrissero anche quello che non comprendevano. Ma perché? Perché erano ispirati dallo Spirito Santo, cioè dicevano parole che lo Spirito Santo gli faceva dire o scrivere. Quindi era opera di Dio, è parola di Dio questa, non parola d'uomo. Capite? Questo per dirvi che quello che è scritto non viene dall'uomo, ma viene da Dio, quindi dobbiamo avere piena fiducia in quello che è scritto, dalla Genesi all'Apocalisse. È tutta parola di Dio ispirata da Lui. Quindi abbiamo visto, torniamo adesso al Salmo 107. Abbiamo visto gli altri, quelli che erano, abbiamo visto i riscattati, no? La parte del Salmo 107 che ha parlato dei riscattati. Abbiamo visto gli altri che sono quelli che erano nell'afflizione, i ribelli, che il Dio ha avuto misericordia di loro, ha avuto pietà di loro e avrebbero dovuto celebrare la sua benignità, celebrare l'Eterno per la sua benignità. Ora vediamo un altro gruppo di persone. Guardate gli stolti. Sì, perché il Salmo al versetto 17, 107-17, parla anche della misericordia che Dio ha, della pietà, la benignità di Dio verso gli stolti. Ma quindi vi rendete conto quanto Dio è buono? Ma io come faccio a sentire qualcuno conoscendo, no? Conoscendo la benignità di Dio? Prima perché la vivo tutti i giorni verso me stesso, vivo la benignità di Dio veramente, che Egli ha pietà di me. Credo che abbia pietà di tutti noi, sbagliamo tutti molte cose. Ma poi anche leggendo i passi delle Sacre Scritture, del Vecchio Testamento, del Nuovo, indipendentemente, io vado qua e là nella stessa maniera e ci vedo sempre la benignità di Dio. Vedo anche i suoi giudizi, cioè non è che i giudizi di Dio non li vedo, ma io vedo la benignità di Dio anche. Cioè non vedo solo i giudizi nel vecchio e solo benignità del nuovo. Io vedo giudizi e benignità nel vecchio, giudizi e benignità nel nuovo, capite? Bisogna avere una veduta, come dicono costoro, una veduta corretta di Dio, una veduta della Sacra Scrittura nella maniera corretta. Altrimenti facciamo dire, prendiamo solo quello che ci piace in ogni punto. Ecco perché da queste persone bisogna guardarsi, ma bisogna mettere in guardia gli altri e bisogna guardarsi, perché questi sono anticristi veramente, bestemmiatori dell'Iddio vivente e vero. Il Dio permette che vivano solo perché sta mettendo alla prova il suo popolo. Lo permetterà fino a quando poi non verrà il momento. E se non si ravvedono, perché poi Dio è misericordioso, eh? Quindi può anche decidere il Dio di avere misericordia di costoro e dargli il ravvedimento, concedergli il ravvedimento. Ma se non si ravvedono, allora sarà dura per loro. Ora andiamo a leggere degli stolti. Eh sì, come Dio ha misericordia degli stolti. Dal versetto 17. Degli stolti erano afflitti per la loro condotta ribelle e per le loro iniquità. L'anima loro aborriva ogni cibo ed erano giunti fino alle porte della morte. Allora gridarono all'Eterno nella loro distretta e li salvò dalle loro angosce. Mandò la sua parola e li guarì e li scampò dalla fossa. Celebrino l'Eterno per la sua benignità e per le sue meraviglie a pro dei figlioli degli uomini. Offrano sacrifici di lode e raccontino le opere con giubilo. Vedete?
Questi stolti erano afflitti perché avevano avuto una condotta ribelle. Perché chi è stolto? Faccio un esempio, no? Chi è stolto rimane stolto e non riceve la benignità e la misericordia di Dio, gli succede come è successo alle cinque vergini stolte, che non hanno pensato prima a portarsi l'olio di ricambio. La stoltezza, cioè pensare prima alle conseguenze del dopo, capite? Ecco, la sapienza, la differenza che c'è. Io non sto qui a dire cos'è l'olio, cosa non è l'olio. A noi, perché non ne ho compreso il significato, molti gli danno alcuni significati, ma non corrispondono a quelli che ho udito. Io non posso dare i miei, però una cosa posso dire, il senso lo posso capire, l'ho capito e lo posso dare. Ed è quello di pensare per tempo a quello che riguarda il nostro futuro. Questo sì. Quindi pensare già, agire già oggi, per pensare a quando entreremo nel regno dei cieli. Quindi cosa dobbiamo fare, come ci dobbiamo comportare, che cosa ci dobbiamo procurare. Ecco, procacciare. La carità, serve la carità, e procacciamo la carità. Ci serve l'umiltà, cerchiamo e preghiamo per l'umiltà, la sapienza, chiediamo la sapienza. Abbiamo bisogno di determinate cose e le dobbiamo chiedere, le dobbiamo desiderare, la conoscenza, e ci mettiamo sotto a studiare, capite? Abbiamo bisogno di determinate cose per entrare quando il nostro Signore verrà, quando lo sposo verrà. Quindi procuriamoci queste cose. Le cinque vergini avvedute si sono portate l'olio per la notte, quindi in base alla necessità che avevano bisogno di luce, e allora si sono procurate l'olio perché hanno pensato che la notte si poteva protrarre l'attesa, e quindi si sono procurate l'olio di riserva. E quindi mentre le cinque vergini stolte, no, non si sono procurate, non si sono portate con sé l'olio diciamo, di riserva, di ricambio. Vedete la differenza tra lo stolto e il savio e l'avveduto. Così come anche colui che costruisce la sua casa nella sabbia è uno stolto, perché la prima tempesta che viene spazzata via. Colui che invece costruisce la sua casa, la sua vita, la costruisce sulla roccia che è Cristo, sulla parola di Dio, non sui commentari. I commentari, le dottrine di uomini sono sabbia. Lì ci puoi piantare pale che rimangono per un tempo, ma la prima tempesta crolla tutto. Crolla tutto. Se invece noi piantiamo i nostri pali, faremo fatica, eh? Quando tu devi piantare un palo nella roccia, fai più fatica di quando lo pianti nella sabbia, va bene? Però una volta piantato, quindi con la fatica dopo è ripagata, perché tu dopo quei pali che riesci a piantare nella roccia, che è Cristo, inginocchiata a pregare, a studiare la parola, quei calli alle ginocchia, ti costruiscono la tua casa nella roccia, e quando viene la tempesta, quando viene la prova, questa casa non crolla, rimane in piedi, capite? Quindi bisogna lavorare, bisogna inginocchiarsi davanti a te, bisogna fare i calli. Chi fa i calli riceve sia l'olio e costruisce nella roccia. Chi non fa i calli, purtroppo, e li deve tenere, impegnati questi calli di continuo, perché molto dipende dalla nostra preghiera, dal tempo che dedichiamo a Dio in preghiera, allo studio della parola. E sì, perché la conoscenza è importante, non solo una conoscenza di ascoltare il fratello, ma una conoscenza anche diretta, che uno ascolta e studia la parola da sé, perché riceve sapienza e intelligenza diretta da Dio e ha un gusto. Come vi posso dire, certo, quando vi viene spiegato da un fratello è importante, perché uno ve la spiega e uno rimane contento, impara, cresce. Ma quando voi ricevete illuminazione direttamente da Dio leggendo la parola, ma la vostra soddisfazione, la consolazione che si riceve da Dio è molto maggiore, capite? Poi certo, i fratelli ci possono confermare
con le loro parole, oppure ci possono dimostrare che quello magari che abbiamo capito è sbagliato. Quindi serve sempre un confronto con i fratelli, eh? Non è che ci seguiamo la nostra via dritta, come ci pare a noi. No, teniamo conto anche di quello che hanno da dire gli altri. Però badate bene, se uno si mantiene sulle cose semplici, di solito il Signore illumina e fa capire in maniera corretta. E qui si riceve una grande benedizione. Ecco quindi, vedete, gli stolti. Ma torniamo, vedete, nel Vecchio Testamento c'è scritto che Dio ha misericordia degli stolti, capite? È chiaro che se gli stolti rimangono stolti fino alla fine, non è buono per loro. Qui, questi stolti, avendo avuto una condotta sbagliata, dissoluta, un po' come che condotta ha avuto? Non è stato uno stolto, forse, come si chiama quella parabola del figliol prodigo, ecco, che ha chiesto tutti i suoi beni al padre, è andato, li ha dissipati, ha avuto una condotta dissoluta e poi si è trovato a mangiare ghiande insieme, a desiderare di mangiare le ghiande dei maiali. Capite? Lui che era un figliolo di una persona importante. Dopo è rientrato in sé, vedete, gli è stato concesso da Dio di rientrare in sé ed è tornato al padre chiedendo scusa. Quindi era stolto, vedete, però è tornato, ha capito, è rientrato in sé. Ebbene, se gli stolti anche nel Vecchio Testamento rientravano in se stessi, Dio aveva misericordia di loro, come ce l'ha oggi per noi. La stessa cosa, vedete come quei discorsi che facciamo noi per oggi sotto la grazia, si possono fare, li potevano fare anche sotto la legge, capite? Perché se noi leggiamo solo dal Vecchio Testamento, possiamo fare gli stessi discorsi che facciamo nel Nuovo, prendendo i passi corretti, capite? Quindi, vedete quindi anche che Dio ha avuto misericordia di questi stolti. Guardate adesso anche i marinai, cioè il Dio ha pietà anche dei marinai, perché c'è scritto anche questo. Attenzione, non sta parlando del suo popolo qua, eh. Sta parlando di gente che non lo conosce. Però alla fine il Dio ha misericordia di loro. Guardate cosa c'è scritto ancora. Dal versetto 23, Salmo 107. Ecco, quelli che scendono nel mare su navi, che trafficano sulle grandi acque, essi veggono le opere dell'Eterno e le sue meraviglie nell'abisso. Poiché egli comanda e fa levare il vento di tempesta, che solleva le onde del mare, salgono al cielo, scendono negli abissi, l'anima loro si strugge per l'angoscia, traballano e barcollano come un ubriaco, e tutta la loro saviezza viene meno. Ma gridando essi all'Eterno nella loro distretta, egli li trae fuori dalle loro angosce. Egli muta la tempesta in quiete e le onde si calmano. Essi si rallegrano perché si sono calmate ed egli li conduce al porto da loro desiderato. Celebrino l'Eterno per la sua benignità e per le sue meraviglie a pro dei figlioli degli uomini. Lo esaltino nell'assemblea del popolo e lo lodino nel consiglio degli anziani. Vedete, qui parla specificamente di quelli che vanno nel mare. Il mare in tempesta. Non so se qualcuno di voi è stato in un mare in tempesta, io lo sono stato nel traghetto per la Sardegna, con un mare in tempesta, forza 8, cioè molto, molto tempestoso. Lì veramente il mare ti porta su e ti porta giù, cioè quando ti porta su voi siete talmente pressati dalla pressione che non si riesce a camminare neanche, capito? Non si riesce a camminare, ad esempio non si riescono a salire le scale. Se tu stai salendo le scale, quando la nave si solleva, perché qui vedete c'è scritto che egli comanda e fa levare, no, solleva le onde del mare. Sì, solleva le onde con tutto quello che c'è sopra, e la nave
quando è lì tu non riesci più a muoverti perché sei schiacciato dalla pressione. Quando invece scende ti senti molto più leggero perché scende, ma proprio scende, di metri e metri la nave, ti devi tenere, se no voli qua e là. Cioè è terribile, vabbè, Forza 8 non era così devastante, però credetemi, è stato proprio un viaggio terribile quello lì, 8-10 ore, non mi ricordo quanto è durato, tutto di tempesta. È stato veramente duro, ma voi andate a guardare anche su internet, voi potete vedere delle navi in tempesta. Cosa vuol dire per una nave stare in un luogo di tempesta? Ebbene, quella descrizione, voi potete vedere se non l'avete sperimentato, potete vedere quello che è descritto qui nel Salmo 107. Queste onde del mare sollevavano le navi, le sbatteva giù, metri e metri le solleva il mare. C'è una potenza il mare che non si può fermare, non, veramente potente il mare. Ed è Dio che fa levare il vento di tempesta, solleva le acque del mare. Le fa andare sopra e le fa andare sotto, ma di metri e metri, capite? Non 50 centimetri, 10, 20, 30 metri, su e giù, eh? Quindi immaginatevi voi come erano sballottati questi marinai. Eppure di loro è scritto, vedete, che in base a questa tempesta loro gridano all'Eterno, quando gridano all'Eterno, e nella loro distretta, egli li trae fuori dalle loro angosce e fa calmare la tempesta. La fa calmare. Perché questo? Ma perché Dio è buono. Qui non sta parlando del suo popolo, eh? Qui sta parlando solo di gente che comunque si rivolge in un momento di distretta a lui. E Dio gli dà ascolto, capite? Gli dà ascolto. Perché? Gli dà ascolto perché Dio è buono, perché Dio è misericordioso, non lo fa solo oggi, lo faceva anche nel Vecchio Testamento. E adesso andiamo a vedere un esempio di questo genere dei marinai del mare e andiamo a vedere come Dio veramente ha avuto misericordia della città di Ninive. Quindi adesso passiamo, non lo completiamo, il Salmo 107, e passiamo a leggere qualcosa che riguarda il profeta Giona, la tempesta che ha attraversato il profeta Giona, il Dio che manda il profeta Giona alla città di Ninive. E la misericordia, la bontà di Dio verso quella città. Perché vedete, nel Vecchio Testamento c'è stato Dio che ha mandato degli angeli su Sodoma e Gomorra, va bene? Per vedere se i peccati che giungevano a lui erano veramente così, dovevano riferire. E poi venne la distruzione di Sodoma e Gomorra. Lì avvenne così perché Dio aveva stabilito così. Ma Dio non ha stabilito solo quello, solo distruzione, perché uno dice, ma nel Vecchio Testamento vediamo solo distruzione. No, nel Vecchio Testamento vediamo distruzione, ma anche misericordia e benignità di Dio. E noi oggi stiamo esaminando, altre volte abbiamo esaminato i giudizi di Dio contro il peccato, contro Sodoma e Gomorra, contro il peccato dell'omosessualità, contro queste perversioni. Ma adesso dobbiamo e vogliamo ricordare anche la benignità di Dio sotto il Vecchio Testamento. Questo perché? Perché la Bibbia è una, il piano di Dio è uno. Ci sono state delle fasi diverse, ma prima della legge di Mosè, poi la legge di Mosè e dopo sotto la grazia, poi verrà il millennio. Ci sono delle fasi nel piano di Dio, ma non è che è un unico piano, un unico disegno e Dio è lo stesso, è sempre stato lo stesso e lo sarà sempre. Ed egli, se è misericordioso oggi, è misericordioso, è stato misericordioso anche ieri ed è stato buono, è stato. E oggi e lo sarà sempre buono. Il Dio è buono e la sua bontà, la sua benignità dura in eterno.
Questo ci insegnano le scritture, non ci sono solo i giudizi di Dio. Nel Vecchio Testamento io non posso andare a leggere solo i giudizi di Dio, non riesco a leggere solo i giudizi di Dio, capite? Come anche non vedo solo la benignità di Dio nel Nuovo Testamento, io vedo anche i giudizi di Dio nel Nuovo Testamento, così come vedo anche la benignità di Dio nel Vecchio Testamento. Questo ragionamento è importante, fratelli e sorelle, perché dobbiamo tenere conto che la Bibbia non è spaccata in due, non sta parlando di due dei diversi, Dio, come qualcuno lo vuole fare. Non c'è nessuna spaccatura. È una comodità nostra che distinguiamo il Vecchio Testamento, il Nuovo Testamento. Ma nella Bibbia ci sono diverse fasi del piano di Dio. C'è la prima fase, che è quella in cui non c'era ancora la legge di Mosè, no? Fino a che Dio in Esodo non diede, quando Mosè salì sul monte Sinai, non gli diede la legge, che doveva racchiudere tutto sotto il peccato. Poi è venuto il lungo periodo della legge. Poi è venuto Cristo a portare il periodo, il tempo dei gentili, no? La rivelazione della salvezza per fede, che poi è stata trasportata anche ai gentili, è venuta con Cristo, con Giovanni Battista in modo particolare, è iniziato tutto da Giovanni Battista. Dopo Gesù ritornerà, va bene, poi regneremo con lui 1000 anni, quindi sulla terra vedrà un'altra fase. E poi ci sarà la fine e ci sarà. Dopo saremo sempre col Signore nella nuova Gerusalemme, alla fine di tutto, e noi staremo sempre con Lui. Saremo nella nuova città, nella nuova Gerusalemme. Sono fasi che fanno parte del piano di Dio, ma sono tutti collegati l'uno all'altro. Non sono sconnessi, non parlano di un Dio diverso in base alla fase in cui uno si trova. E noi possiamo vedere in queste fasi la benignità di Dio e la misericordia di Dio, in tutte le fasi, e anche i giudizi di Dio, anche la severità di Dio. Certo, possiamo vedere anche quella in tutte queste fasi, perché non c'era ancora la legge di Mosè, eppure abbiamo visto il diluvio e Sodoma e Gomorra che vengono distrutte, vi ricordate, no? Questo, le Sodoma e Gomorra e il diluvio sono venuti in un periodo in cui ancora non c'era la legge di Mosè. E Dio operava con i suoi giudizi, aveva misericordia, ma operava anche con i suoi giudizi. E così in tutte nelle altre fasi del piano di Dio, capite? Quindi andiamo adesso a leggere, parlando di marinai, andiamo a leggere il profeta Giona, cominciamo dal capitolo 1. Giona, profeta Giona, capitolo 1, dice così, sta scritto così nella parola di Dio. La parola dell'Eterno fu rivolta a Giona, figliolo di Amittai, in questi termini: levati, va a Ninive, la gran città, e predica contro di lei, perché la loro malvagità è salita nel mio cospetto. Ma Giona si levò per fuggirsene a Tarsis, lungi dal cospetto dell'Eterno, e scese a Giaffa, dove trovò una nave che andava a Tarsis, e pagato il prezzo del suo passaggio, si imbarcò per andare con quei della nave a Tarsis, lungi dal cospetto dell'Eterno. Ma l'Eterno scatenò un gran vento sul mare, e vi fu sul mare una forte tempesta, sì che la nave minacciava di sfasciarsi. I marinari ebbero paura e ognuno gridò al suo Dio e gettarono a mare le mercanzie che erano a bordo per alleggerire la nave. Ma Giona era sceso nel fondo della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: che fai tu qui a dormire? Levati, invoca il tuo Dio, forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo. Poi dissero l'uno all'altro: venite, tiriamo a sorte per sapere a cagione di chi ci capita questa disgrazia. Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Allora essi gli dissero: dici dunque a cagione di chi
ci capita questa disgrazia? Qual è la tua occupazione? Donde vieni? Qual è il tuo paese e a che popolo appartieni? Egli rispose loro: sono ebreo e temo l'Eterno, l'Iddio del cielo, che ha fatto il mare e la terraferma. Allora quegli uomini furono presi da grande spavento, gli dissero: perché hai fatto questo? Poiché quegli uomini sapevano che egli fuggiva lungi dal cospetto dell'Eterno, giacché egli aveva dichiarato loro la cosa. E quelli gli dissero: che ti dobbiamo fare perché il mare si calmi per noi? Poiché il mare si faceva sempre più tempestoso. Egli rispose loro: pigliatemi e gettatemi in mare, e il mare si calmerà per voi. Perché io so che questa forte tempesta vi piomba addosso per cagione mia. Nondimeno quegli uomini davano forte nei remi per ripigliar terra, ma non potevano, perché il mare si faceva sempre più tempestoso e minaccioso. Allora gridarono all'Eterno e dissero: Deo Eterno, non lasciar che periamo per risparmiare la vita di quest'uomo, e non ci mettere addosso del sangue innocente, poiché tu, o Eterno, hai fatto quel che ti è piaciuto. Poi presero Giona e lo gettarono in mare, e la furia del mare si calmò. E quegli uomini furono presi da un gran timore dell'Eterno, offrirono un sacrificio all'Eterno e fecero dei voti. Vedete, qui Dio mandò Giona alla città di Ninive per predicare il ravvedimento, per dire loro che se non si sarebbero ravveduti, il Dio avrebbe distrutto la città di Ninive. Cosa ha fatto Giona? Giona non è andato. Per quale motivo? E qui ho sentito proprio delle tesi incredibili. Giona non è andato subito a predicare a Ninive, semplicemente perché credeva che Dio è misericordioso, e questo lo leggiamo sempre nel libro di Giona. Cioè, Giona non andò a predicare a Ninive perché sapeva che Dio era misericordioso, e siccome Ninive era nemica, città, popolo nemico di Israele, Giona, per amore del suo popolo, sapendo che Dio era misericordioso e buono, si era rifiutato di andare a predicare a Ninive il ravvedimento, a predicare la distruzione se non si sarebbero ravveduti, perché sapeva che Dio era buono e misericordioso e avrebbe potuto, diciamo, salvare quella città e avrebbe potuto ritirare il male che lui aveva minacciato di mandare. Capito? Il profeta Giona non aveva una distorsione nel considerare Dio. Giona sapeva bene che Dio era buono, e non era buono solo verso il popolo di Israele, ma Giona sapeva che Dio era buono verso tutta la terra, capite? E questo è l'Iddio nel quale noi abbiamo creduto. Certamente che parliamo dei giudizi di Dio, ma certamente, ma non ci sono solo i giudizi di Dio. Noi consideriamo bene anche la benignità di Dio, capite? Forse a noi ci addebitano il fatto, siccome parliamo molto, perché gli altri parlano soltanto dell'amore di Dio, della sua misericordia, parlano solo di questo, e noi siamo portati e spinti a parlare un po' di più dei giudizi di Dio per equilibrare quello che si dice in genere, dappertutto, no? Per immettere un'altra parte che riguarda Dio, che è la sua giustizia, immettere una comunicazione per contrastare solo il fatto che molti vedono Dio solo come buono, ma non è così, perché Dio è giusto. Però altresì è sbagliato vedere Dio nel Vecchio Testamento solo come un Dio che si adira, che distrugge, che uccide. Ma perché non è così, capite? Non è così, perché Dio è buono e misericordioso. E ora quello che vi ho detto lo leggiamo leggendo tutto il capitolo 3.
e arrivare 3 e 4 e vediamo che troviamo anche quel passo che io, il concetto che io vi ho espresso, il motivo vero e valido per cui Giona non voleva andare a predicare a Ninive. Il motivo qual è? È perché sapeva che l'Iddio del Vecchio Testamento era buono e misericordioso, e questo è il motivo. E lui non voleva che Dio avesse misericordia e fosse buono con la città di Ninive, ma voleva che lui la distruggesse, capite? Questo è il profeta Giona, parla con lo scritto del profeta Giona, li annulla questi malvagi bestemmiatori contro Dio, capite? Adesso lo cerchiamo il passaggio. Capitolo 3 del profeta Giona. E la parola dell'Eterno fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini. Levati, va a Ninive, la gran città, e proclamale quello che io ti comando. E Giona si levò e andò a Ninive, secondo la parola dell'Eterno. Or Ninive era una grande città dinanzi a Dio, di 3 giornate di cammino. E Giona cominciò a inoltrarsi nella città per il cammino di una giornata e predicava e diceva: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Scusate. E i Niniviti credettero a Dio, bandirono un digiuno, si vestirono di sacchi, dai più grandi ai più piccoli. Ed essendo la notizia giunta al re di Ninive, questi si alzò dal trono, si tolse di dosso il manto, si coprì di un sacco e si mise a sedere sulla cenere. E per decreto del re e dei suoi grandi fu pubblicato in Ninive un bando di questo tenore: uomini e bestie, armenti e greggi non assaggino nulla, non si pascano e non bevano acqua. Uomini e bestie si coprano di sacchi e gridino con forza a Dio, e ognuno si converta dalla sua via malvagia e dalla violenza perpetrata dalle sue mani. Chissà che Dio non si volga, non si penta e non acquieti l'ardente sua ira, sì che noi non periamo. E Dio vide quel che facevano, vide che si convertivano dalla loro via malvagia. E si pentì del male che aveva parlato di far loro, e non lo fece. Ma Giona ne provò un gran dispiacere, e ne fu irritato, e pregò l'Eterno dicendo: O Eterno, non è egli questo che io dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Perciò m'affrettai a fuggirmene a Tarsis, perché sapevo che sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira di gran benignità, e che ti penti del male minacciato. Vedete, fratelli, cioè come si fa? Ma come si fa a dire che il Dio del Vecchio Testamento è un Dio malvagio, è un Dio cattivo, è un distruggere la personalità di Dio? Perché Giona non lo vedeva così. I profeti, come qualcuno ha detto, avevano una via distorta, vedevano Dio l'Eterno in maniera distorta. Ma guardate qui come lo vedeva Giona, il profeta Giona, come lo vedeva il Dio. Dice: perché sapevo che sei un Dio misericordioso. Ma lo sapeva o no Giona che era misericordioso il Dio? C'è scritto: sapevo che sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira di gran benignità, e che ti penti del male minacciato. Questo è, fratelli, l'Iddio del Vecchio Testamento. È lo stesso Dio che amiamo nel Nuovo. Vedete che è lo stesso Dio, l'Iddio buono e misericordioso, che mandò il profeta Giona perché la malvagità della città di Ninive abbisognava di un giudizio potente per distruggerla, e Dio non voleva. Ha detto: voi ve lo meritate, ma io vi mando un profeta, e se voi vi ravvedete io non vi distruggerò. E si ravvidero perché Dio non li volle distruggere.
non li volle distruggere, capite? Si ravvidero e Dio non li ha distrutti. E Giona, che conosceva veramente il Dio, vedete come l'ha definito? Questo è l'Eterno, eh? Questo è Yahweh, Geova, chiamatelo come volete. Yahweh, perché noi sappiamo come si scrive, YHWH, ma non sappiamo in maniera ben definita come si possa leggere quel nome. Alcuni non c'entrano niente i testimoni di Geova, eh? Geova è una parola che viene usata in altre Bibbie, in altre versioni straniere, tipo spagnolo, in inglese stesso viene usata la parola Geova, capite? Nella mia stessa Luzi, al capitolo 22 di Genesi, c'è scritto Geova, ma gli ebrei lo chiamano Yahweh, non ne facciamo una discussione sul nome di Dio, cioè, perché purtroppo la pronuncia è andata perduta. Ora alcuni lo preferiscono, gli ebrei lo chiamano Yahweh. Se lo chiamiamo Yahweh è sempre lui, eh? Se lo chiamiamo Geova non è che sbagliamo, e non sbagliamo neanche se lo chiamiamo Yahweh. C'è chi preferisce chiamarlo in un modo, chi preferisce in un altro. Io devo fare questo discorso perché nella mia Bibbia che leggo c'è scritto Geova. E quindi se io è scritto a capitolo 22 di Genesi, Geova Jaire, vi ricordate? In inglese c'è quel cantico e dice Geova Jaire. Vediamo se è il 22, se mi ricordo bene. Adesso il nome, perché stiamo parlando dell'Eterno, di Dio, quindi il nome è importante. Cioè, chi lo chiama Yahweh non sbaglia, eh? Però chi lo chiama Geova, attenzione, non gli possiamo dire che sta sbagliando. Quindi i testimoni di Geova che vengono a dirci che il nome di Dio è Geova, io non mi sento di contrastarli, di dire vi state sbagliando, perché o si chiama Yahweh o Geova, cioè noi sappiamo come si scrive, ma non sappiamo come si pronunci. 22, Genesi 22, versetto 14. Abramo pose nome a quel luogo Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, lì, che vuol dire l'Eterno vede o provvede. Vedete, Jehovah, Geova, siamo lì, Yahweh, chiamatelo come volete, però è lui, eh? Sempre lui, è sempre YHWH. Queste sono le consonanti e non abbiamo le vocali. Le vocali sono state inserite dopo, e gli ebrei preferiscono chiamarlo Yahweh. Chi lo chiama Yahweh non sbaglia assolutamente, però io non mi sento di condannare coloro che lo chiamano Jehova o Geova, come volete. Infatti nella Bibbia, ad esempio, spagnolo, anche inglese, in molti punti c'è scritto Geova, cioè Geova con la J lunga. Comunque, le cose sul nome stanno così. Per tornare al nostro testo, al capitolo 4 del profeta Giona, quindi non è come taluni danno diversi motivi per cui Giona è scappato perché aveva paura, Giona non è andato a predicare a Ninive subito perché aveva paura o per altri motivi. No, no, lo spiega lui per quale motivo non voleva andare a Ninive. Quindi non ci inventiamo niente, non ci dobbiamo inventare nulla. È scritto, atteniamoci a quello che è scritto. Il motivo per cui Giona inizialmente non è andato a predicare il ravvedimento alla città di Ninive lo dice lui. Il motivo è perché Dio è buono e misericordioso. Ma questo a molti si vede che non gli fa comodo dirlo, perché preferiscono vedere un Dio del Vecchio Testamento che è malvagio, crudele, fa morire. No, ma io vedo che ha avuto anche misericordia. È vero, ha fatto perire Sodoma e Gomorra per il loro peccato, e quel lì ha manifestato la sua giustizia. Ma qui Ninive, che era una città grande, che per attraversarla tutta, cioè era una città così grande, Ninive, che per attraversarla, dice, ci volevano 3 giorni di cammino a piedi. Cioè, immaginate, 30, 60, 90, mettiamo che si fanno 30 km in un giorno, mi sto limitando al minimo, camminando proprio piano. Quindi era un cerchio con un diametro di 90 chilometri. 90 chilometri, eh? Cioè, vi rendete conto? Vi rendete conto quanto era grande quella città, quanta gente c'era?
Quanta gente ci poteva abitare in quella città di Ninive? E Dio ha avuto misericordia di questa città, ha avuto pietà, il nostro Dio, che è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo e che è anche l'Eterno del Vecchio Testamento, il Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Yahweh, lo chiamano Israele. Ebbene, era misericordioso come lo è adesso, lo era prima, lo è adesso, lo è sempre stato e lo sarà sempre. E Giona, lo ripeto perché voglio che questo passaggio ve lo ricordiate sempre. Chi lo conosceva l'ha ripassato, chi non lo conosceva adesso lo sa che esiste e quindi lo potrà citare. Ma Giona ne provò un gran dispiacere, ne fu irritato e pregò l'Eterno dicendo: Eterno, non è egli questo che io dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggirmene a Tarsis. Perché sapevo, guardate che belle parole, io qui, cioè, queste. Perché sapevo che sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira, di gran benignità, e che ti penti del male minacciato. Or dunque, o Eterno, ti prego, riprenditi la mia vita, poiché per me vale meglio morire che vivere. Cioè, Giona era così irritato. Giona era così arrabbiato contro Dio che era misericordioso e che era buono, che chiese di morire, fratelli. Cioè, guardate che com'era, come vi posso dire, aveva un carattere molto tagliente Giona, e Dio aveva misericordia anche di lui, eh? Non è che adesso, cioè, parlava in maniera così. Cioè, di Dio parlò bene, però lui non voleva morire, cioè, era dispiaciuto che Dio aveva avuto pietà e misericordia di Ninive. Era dispiaciuto Giona, capite? Perché? Perché Ninive, che si trova in Babilonia, no? In quella zona lì, era una città che era nemica del popolo di Israele, e quindi lui, amando il suo popolo, voleva che Dio finalmente, visto che era giunto, che Dio aveva posato i suoi occhi su quella città, la volontà di Giona era quella che Ninive fosse distrutta da Dio. Ma il Dio è buono e misericordioso, vedete? Attenzione, Ninive non era il popolo di Dio, eh? Non è, cioè, si ravvidero, quindi diedero segno di ravvedimento. Quindi Dio ebbe pietà di loro. Vedete? Cioè, ma Dio è buono o no? Non si ricordò dei loro peccati, vedete? E quindi ebbe misericordia di loro. Ma vedete quanto è buono Dio? Ma come si fa? Come si fa a dire che l'Iddio del Vecchio Testamento non è buono, è solo cattivo? Ma no, questa è una bestemmia, non si può dire, non lo possiamo neanche pensare. È vero che ci sono molti giudizi scritti. Nel Nuovo, il fatto è che non siano scritti non vuol dire che Dio non sia uguale, capite? Cioè, ce ne sono scritti alcuni che ci fanno ricordare come stanno le cose che sono uguali a quelle del vecchio, basta, no? Se una volta se te lo fa capire, perché dovrebbe, che facciamo 10 distruzioni nel vecchio per far vedere che è uguale, abbiamo bisogno di 10 distruzioni del nuovo? No, basta una nel nuovo uguale a quelle 10 del vecchio e abbiamo risolto, nel senso che non è cambiato nulla, a questa conclusione dobbiamo giungere, perché per noi è la somma della parola e verità, capite? Alcuni si affacciano purtroppo alle scritture o non hanno mai compreso, non hanno fatto neanche un'esperienza reale col Signore oppure l'hanno rinnegato. Cioè, ricordatevi, fratelli, che non è, cioè, la parola di Dio si adempie. Quindi, quando Pietro dice, adesso andiamo a leggere sui falsi dottori, quello che dice Pietro. Pietro al capitolo 2, seconda Pietro, capitolo 2, i primi versetti, dice: Ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra voi falsi dottori che introdurranno di soppiato eresie di perdizione, e rinnegando il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subita rovina. Questi saranno rovinati, quando Dio deciderà se non si ravvedono costoro che introducono eresie di perdizione,
trasmettono un Dio che non è l'Iddio della parola, ma un altro Dio, un altro Gesù. Annullano la parola della croce e il sangue sparso da Gesù. Ma come è così prezioso il sangue? Certo, è cruento pensare alla croce e al sacrificio compiuto da Gesù e al sangue che ha sparso. Egli, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, è l'agnello sacrificale. Quindi l'Iddio che ha voluto sacrifici nel Vecchio Testamento è lo stesso Dio che poi ha mandato il suo figliolo Gesù Cristo a morire sulla croce per salvare gli uomini, perché senza spargimento di sangue, il Dio ha stabilito nel suo disegno questa cosa, che senza spargimento di sangue non ci può essere la remissione dei peccati. E questo spargimento di sangue doveva essere fatto da un agnello, un sacrificio che doveva essere perfetto. E non c'è niente di perfetto al di fuori di Dio. Quindi Gesù Cristo, il figliolo di Dio, non il padre, ma il figliolo, è venuto, si è incarnato ed è morto sulla croce e ha sparso il suo sangue. Ecco quindi, questo è il disegno, questo è l'Evangelo, fratelli. Chi attacca l'Evangelo, il Dio Padre, Gesù, la croce, il sangue, che sono essenzialmente gli gnostici. Gli gnostici, ad esempio, un gruppo nutrito di gnostici, dovete sapere che sono i massoni, sono anticristi perché parlano contro Cristo, contro la croce, contro il sangue di Cristo, capite? Ecco perché noi ci parliamo contro i massoni, perché si sono infiltrati nella Chiesa, hanno infiltrato i loro insegnamenti, le loro false dottrine e stanno distruggendo la Chiesa in questa maniera, e quindi dobbiamo parlare contro questi gnostici, contro questi, che è comunque una forma di gnosticismo, disconoscendo Gesù come il figliolo dell'Iddio vivente che si è fatto carne e che è morto sulla croce e ha sparso il suo sangue, capite? Cioè, chi non riconosce questo, chi non riconosce il figliolo non riconosce neanche il padre, chi non riconosce il padre non riconosce neanche il figliolo. Insomma, sono pericolosi questi falsi dottori. E fratelli, ci devono essere, ci devono essere. Ci devono essere questi falsi dottori, perché il popolo di Dio deve essere messo alla prova. Deve essere messo alla prova, però noi dobbiamo resistere, dobbiamo innanzitutto attaccarci alla parola, crescere nella conoscenza e stare attaccati alla verità e non farci trascinare da questi venti di dottrina che sono venti veramente velenosi, cattivi, di quelli che ti buttano la sabbia negli occhi e non ti fanno vedere. Questi venti di dottrina sono eresie di perdizione. Bisogna stare attenti, bisogna stare attenti. Quindi bisogna guardarsi da queste persone che predicano contro il Dio e contro il figliolo. Quindi, anche se si fanno chiamare evangelici, anche se li troviamo in mezzo agli evangelici, dobbiamo guardarci e mettere in guardia anche i fratelli che conosciamo, quelli che amiamo, tutti quanti, che se ne stiano alla larga da questi. Poi chi li vuole seguire, li segua pure, capite? Quindi, fratelli, oggi abbiamo considerato, no? Vi ricordo che tornando al Salmo 107, l'ultimo versetto che corrisponde al titolo che ho dato alla predicazione di oggi, torniamo al Salmo 107 per concludere al versetto 43, che dice: chi è savio osservi queste cose. Quindi, dopo aver visto noi, per riassumere, abbiamo visto che Dio è misericordioso verso i riscattati, verso il suo popolo, verso quelli che l'hanno conosciuto, ma Dio è misericordioso anche verso altri, a quelli che sono ribelli, però si pentono e vanno a Dio. E Dio è misericordioso anche verso gli stolti, che si affliggono per la loro condotta a un certo punto e vanno a Dio a chiedere pietà, e Dio li ascolta e ha misericordia di loro. Ma Dio è misericordioso anche verso i marinai, anche verso i marinai, che sono sballottati dalle onde tempestose. Nella loro distretta gridano a Dio e Dio ha misericordia di loro. Dio ha avuto misericordia anche della città di Ninive,
E Giona ci fa capire con le sue parole che Dio è buono, è misericordioso, e sta parlando dell'Eterno, di Yahweh, sta parlando dell'Iddio, dell'Io sono, dell'Iddio d'Abramo, di Isacca e di Giacobbe. Quindi Giona lo definisce in quella maniera, e così anche noi dobbiamo credere. Dio è giusto, ma Dio è anche buono. Quindi il Salmo 107, vedete, conclude con queste parole. Chi è savio osservi queste cose, no? Quelle cose che abbiamo dette, che abbiamo letto in modo particolare dal Salmo 107, ma tutte le altre cose le possiamo includere. E consideri, quindi vedete, è proprio la volontà di Dio che vuole che noi consideriamo la benignità dell'Eterno. Qui sta parlando dell'Eterno, sta parlando di YHWH, sta parlando di Yahweh, non sta parlando del Padre, di un altro Dio solo misericordioso, no? Sta parlando sempre dello stesso Dio che ha distrutto Sodoma e Gomorra, ma ha avuto pietà e misericordia ed è stato buono con la città di Ninive. Quello è l'Iddio, lo stesso Dio. Quindi consideriamo, è vero che dobbiamo considerare, in altri punti è scritto di considerare la severità di Dio, di considerare i suoi giudizi. Istruiscono il savio, no? Il semplice. Però è anche vero che è buono considerare, è una cosa, secondo la volontà di Dio, considerare la benignità di Dio, dell'Eterno. E questo io oggi ho voluto fare secondo la grazia che Dio mi ha dato. A Dio siano la gloria, l'onore e la lode nei secoli dei secoli. Amen.